Può essere effettivamente Margot Burke, no? Effettivamente, perché traccia molto bene questo momento così improvviso in cui anche delle persone molto semplici, diciamo anonime tra virgolette, entrano in qualche modo a far parte della storia, che non è insomma una cosa da poco. È chiaro che noi siamo venuti a conoscenza di questa realtà molto tardi, insomma nel 2014, quando appunto la Burke ha rivelato questa cosa. Diciamo che è una sorta di microcosmo in cui si ripetono, anche se diciamo da un punto di vista diverso, quelle che erano le contraddizioni della società che stava fuori, no? Quindi anche lì si ripetono in qualche modo le cattiverie, le invidie, la supponenza da parte diciamo, di quelle più esaltate, no? Le invasate che appunto erano dalla parte del Führer, ma anche questa incapacità di reagire a un destino in qualche modo, come dire, ineludibile, no? Però quello che viene fuori in realtà, grazie alla narrazione appunto della scrittrice, è questa grande, grandissima voglia di vivere. In realtà Rosa lotta in qualche modo con tutti quelli che sono i limiti appunto delle persone comuni per in qualche modo far valere la sua esistenza, quindi anche con le sue esigenze diciamo fisiche. Si vede insomma anche la storia, non lo so, non la definirei proprio, ho sentito la parola amore prima, Nunzia, non lo so se è amore, comunque questo bisogno di essere insieme ad un'altra persona. E poi volevo sottolineare come ancora una volta le donne nella storia vengono, come dire, catapultate, infilate in un ruolo, loro malgrado, abbastanza particolare, perché non a caso non è che avevano scelto degli assaggiatori, no, hanno scelto delle assaggiatrici. Quindi le donne sono sempre vittime in qualche modo, qualcuna di loro lì diventa anche in qualche modo responsabile, carnefice, insomma c'è un po' questa intercambiabilità tra l'essere vittima e essere un po' dalla parte di chi può o perlomeno potrebbe fare qualcosa. Comunque, insomma, io mi ero segnata anche delle frasi che avevo evidenziato, si diventa amiche nella coercizione. Questa è una delle frasi che mi hanno colpito, io poi lo faccio anche con. Io l'ho letto sul Kobo, quindi ho sottolineato comunque. Ma in fondo ogni vita è una costrizione, il rischio continuo di andare a sbattere. Quindi c'è speranza? Io credo di sì, non a caso poi la signora veramente è vissuta fino a un'età interessantissima. Quindi c'era questa voglia comunque di vivere, comunque di scegliere in qualche modo, anche se sembra assurdo pensare che in quella circostanza e in quella realtà quelle donne abbiano potuto in qualche modo scegliere. Secondo me lo fa anche il Frive quando sceglie in qualche modo nel difendere Eleni di andare allo sbaraglio e lo sa di finire in quella situazione. Quindi, anche la frase in cui dice che parla del senso di colpa, no? La vergogna che è personale rispetto diciamo, alla colpa collettiva è informe, la vergogna è un sentimento individuale. Quindi c'è questa attenzione, questa analisi molto, molto attenta, molto intensa, diciamo, di quella che è la miseria anche della realtà del nostro essere umani. Che però, insomma, io ho intravisto comunque un senso di speranza alla fine, perché tutto sommato Rosa Sauer, la protagonista, è un po' come la Work, ha vissuto, cioè ha comunque affrontato la sua vita passando attraverso delle sofferenze. Quindi, insomma, è un libro molto, molto bello, complimenti, a me è piaciuto moltissimo, quindi premio meritatissimo, direi. Allora, un libro ovviamente quando lo scrivi poi diventa degli altri, quindi tu non sai neanche veramente tutto quello che c'è dentro il libro, nel senso che la scrittura è un po' anche oltre te, oltre quello che tu immagini che ci sia dentro un libro. Quindi, siccome appunto non è l'unica ad aver intravisto una speranza nel libro, immagino che ci sia. Nelle mie intenzioni non c'era, nel senso che è vero che loro sopravvivono, ma c'è una differenza tra la sopravvivenza e la vita.
Quello che è vero sicuramente, più che la speranza, c'è un impulso vitalistico, forse un elan vitale, uno slancio vitale, cioè lei ha bisogno, Rosa Sauer, di entrare in relazione, di farsi delle amiche, di avere una relazione erotica con un uomo, di essere vista, di essere guardata, di essere toccata, di sperare, nel senso di progettare il futuro, cioè non può farne a meno, ecco. Dopo non so se come dire, la mia visione del mondo che viene fuori dal libro è una visione di speranza, sicuramente una visione contraddittoria, ecco, anche rispetto alla dimensione della colpa, cioè quello che mi interessa del personaggio, salute, è proprio, è colpevole, nel senso che diventa complice di questo sistema, cioè lavora per Hitler, lavora per difendere la vita di Hitler, però è stata obbligata a farlo, non era nazista, ecco. È un libro sicuramente sulla contraddizione, quindi secondo me è anche giusto che chi lo legge ci veda la speranza, anche se io per esempio non ce la vedo, sicuramente vedo uno slancio vitalistico, un impulso proprio, cioè c'è una contraddizione. Da un lato c'è l'istinto di sopravvivenza, che è ineluttabile, quello è di tutti, tutti gli esseri umani sono programmati per avere l'istinto di sopravvivenza, per voler sopravvivere. E però nello stesso tempo sono condannati a morire, e quindi c'è tutta la metafora del veleno che può uccidere queste donne tutti i giorni semplicemente perché mangiano, cioè il gesto che noi facciamo per sopravvivere. Quindi è un libro sull'esistenza, sull'esistenza nella sua contraddittorietà, sulla caducità degli esseri umani, sulla fragilità degli esseri umani, e continuamente però su questo impulso vitale che è proprio degli esseri umani, che è da un lato una risorsa, cioè la frase più importante per me del libro è: la capacità di adattamento è la maggiore risorsa degli esseri umani, ma più mi adattavo e meno mi sentivo umana. Mi sembra tra l'altro anche molto attuale rispetto alla deumanizzazione che stiamo vivendo in questo momento, in cui siamo privati della nostra vita per come noi la conosciamo, per come la vita ci sembra, certo, essere vita e non sopravvivenza. Infatti mi ero segnata anche questa, è una specie tarata quella umana, i suoi istinti non bisogna assecondare. Questa è un'altra frase che mi ero segnata, che mi ha colpito. In effetti io non avevo messo un punto interrogativo nel chiederlo, no? Cioè c'è speranza? Era un po' una richiesta, c'è speranza in questo senso, quindi la voglia comunque di vivere, di esistere in qualche modo, e di, come dire, ribellarsi a una situazione di coercizione che certamente non era naturale. Comunque grazie per la risposta. Bene, okay. Professoressa, grazie per il tuo contributo. Adesso ti chiediamo di spegnere il microfono, se no ti mettiamo una nota, te lo dico subito. Già l'ho fatto. Con tutto il bene che ti voglio, e tu lo sai. No, allora, no, io stavo pensando prima, mentre tu parlavi del discorso della deumanizzazione, no, della società attuale. Io invece, leggendo il tuo libro, pensavo proprio questo, che tu in realtà sei riuscita ad umanizzare un periodo storico e dei personaggi che noi abbiamo visto sempre, diciamo, schermati dal filtro della storia in qualche modo, nel senso che Hitler per noi è il personaggio che sta col braccio così inflessibile, incapace di avere delle emozioni, eccetera. Tu invece racconti anche da un punto di vista corporale, c'è un punto in cui dici come lui va a defecare, come lui va, cioè riesci a rendere un personaggio temuto, non dico rispettato perché è più temuto, ma un personaggio cattivo della storia, riesce ad abbassarlo ad uno che va a mangiare, che deve mangiare come tutti noi, che poi va al bagno, che deve scacciare le mosche nella tana del lupo perché ci sono gli insetti, i tafani, insomma, eccetera. Quindi tutta questa e poi il personaggio di Rosa va ad analizzare ancora di più quella schiera di persone, come per esempio penso all'SS, no? Il tenente Ziegler è un personaggio che secondo me calza proprio appieno in questo discorso. Noi li vediamo, li abbiamo sempre visti nella storia, nei film, nei documentari,
come personaggi dritti, quadrati, eccetera, che non abbiamo mai pensato che potessero avere sta entrando un altro alunno, che potessero avere delle emozioni, che potessero avere dei sentimenti, che potessero avere dei desideri corporali, anche carnali, e quindi tutto questo si basa poi su questo artificio che non è letterario in realtà, ma è la trasposizione letteraria di una storia che è vera, che ci appartiene. E quindi questa cosa per me è straordinaria, soprattutto per i più giovani, no? Che a volte pensano alla storia come a qualcosa di etereo, qualcosa di lontano. Anche i personaggi letterari, sì, Dante era una persona, sì, ma in realtà Dante è una persona vera, in carne e ossa come noi, perché a volte vengono in qualche modo cristallizzati in questa dimensione un po' così. Quindi io volevo partire proprio da questo, da questa umanizzazione che tu sei riuscita, anche nello stile che tu hai usato. Lo stile secondo me una rappresentazione alla portata di tutti un mondo che è quello di Rosa Sauer, che non è una donna di campagna come le altre. E anche lì mo sto mettendo insieme un po' di roba, però mi vengono in mente i pensieri. Rosa è una berlinese e quasi quasi viene accusata di essere una donna istruita, perché lì sono donne di campagna a Grossparci, perché lì c'è, quindi il gruppo non è che l'accolga molto bene. Quindi insomma ci sono tantissimi spunti che tu sei riuscita ad inserire, anche il momento storico del tentato omicidio ad Hitler di Stauffenberg, mi pare si chiamasse, che io ho in mente come Tom Cruise, perché ovviamente Operazione Valkyrie è stato determinante per iconizzare il personaggio. Io ce l'ho abbastanza in mente come Tom Cruise, se vuoi sapere la verità. Quindi. Ah, ecco, quindi ci siamo. Ho in mente anche il viso reale, ovviamente, però anche io ho visto il film con Tom Cruise, quindi non posso fare a meno di accusarli. Sì. Il motivo per cui io ho deciso di scrivere questo libro, quando ho incrociato nella mia vita la testimonianza di Margot Wölk, che citava prima la professoressa greca, perché mi sembrava che quella situazione che lei aveva vissuto, cioè di non essere nazista ma di lavorare per Hitler, costretta a farlo, a fare un lavoro tra l'altro molto particolare, cioè un lavoro che la sottoponeva ogni giorno alla possibilità di morire, di rischiare la morte per avvelenamento, perché doveva appunto controllare che i passi destinati al fiore non fossero avvelenati, che quel ruolo, quella professione contenesse in sé un'ambiguità, una contraddittorietà che raccontava qualcosa che riguardava tutti, cioè la vita e l'esistenza di tutti, cioè la possibilità di ciascuno di noi di scivolare accidentalmente nella complicità con il male. Semplicemente perché, appunto, come dicevo prima, siamo programmati per sopravvivere. L'istinto di sopravvivenza ci porta a tentare di sopravvivere a ogni costo. Quindi, rispetto al tema dell'umanizzazione di cui tu hai a lungo parlato adesso, tu hai detto che non siamo abituati a pensare che l'SS avessero dei sentimenti, che Hitler avesse dei sentimenti. Boh, io sì. Io invece sono proprio abituata a pensare che ciascun essere umano è questa complessità. Cioè, io non penso che Totò Riina non sia mai stato dolce con sua figlia o con suo figlio mettendolo a letto. Non so se mai da maschio alfa, qual era Totò Riina, abbia mai messo a letto un figlio. Probabilmente era una cosa che toccava a sua moglie, ma un bacino il giorno della comunione, della prima comunione, gliel'avrà dato, ok? Cioè, io sono abituata a pensare che qualunque essere umano è sempre molto sfaccettato, e quello che mi interessa è esattamente questo, cioè è andare a ritrovare le contraddizioni dell'umano, perché sennò è troppo semplice. Cioè, sennò pensare che tutti i nazisti erano dei mostri significa deresponsabilizzarsi,
Cioè, vuol dire, beh, quelli erano i mostri, poi in realtà noi siamo tutti buoni, non è così, cioè quello che dice Primo Levi nei Sommersi e Salvati, che non so se qualcuno dei ragazzi ha letto e che se non ha letto invito a leggere, perché è un libro che a me me l'hanno regalato a scuola, non so, c'era stata una cosa del comune, della provincia, non so che cos'era, comunque ci hanno regalato a tutta la classe un'edizione di dei Sommersi Salvati di Primo Levi. Ecco, da allora, scusate, non dalla prima media, forse dalla prima scuola, però da allora io lo leggo e lo rileggo. Primo Levi dice: se una cosa è accaduta, può accadere di nuovo. E quello che lui rintraccia nei Sommersi e Salvati è esattamente questa ambiguità. Cioè, quando lui racconta della zona grigia, e cioè diciamo di quella zona intermedia in cui i carnefici e le vittime si toccano, non dice assolutamente che vittime e carnefici sono intercambiabili, perché bisogna fare attenzione anche a questo. Dice però che le vittime non solo sono state oppresse dai loro carnefici, non solo sono state deumanizzate, annientate, umiliate, torturate, violentate, tutto quello che vogliamo, cioè ridotte a qualcosa che è meno dell'umano, ma sono state anche rese complici. Cioè c'è questo elemento della colpa doppia dell'oppressore, cioè di rendere la vittima colpevole per avvicinarla a sé, perché dentro una situazione estrema gli esseri umani cercano una possibilità anche minima, un privilegio anche minimo per sopravvivere un po' di più o un po' meglio, e quindi collaborano con il male. Non è diverso, e lo dice Primo Levi stesso, dalla mafia. Adesso tu non hai letto L'estate che perdemmo Dio, ma L'estate che perdemmo Dio racconta di esattamente di nuovo di una contraddizione come questa, cioè racconta di una famiglia che non è mafiosa e ha rapporti di prossimità legati al tessuto sociale, geografico, che è evidentemente la Calabria, e che si trova sostanzialmente ad essere in pericolo semplicemente per prossimità, per contiguità geografica, parentale, e perché accetta in maniera non critica il privilegio che viene, anche se non è mafiosa, anche se non fa niente, se non si macchia di nessuna colpa, accetta il privilegio che viene dall'essere vicini a una famiglia mafiosa. Quindi diciamo che questo tema della colpa, che non è dicotomica, manicheista, cioè è colpevole solo chi compie il male con un dolo, ma anche di chi accetta che il male esiste e non fa niente perché per fare nulla, per evitarlo, o di chi dice vabbè, ma io ho fatto solo un pezzettino, no, cosa c'entra, perché sono colpevole. Ma di fatto anche Eichmann gestiva solo i treni, non ha ammazzato nessuno, ma gestiva i treni che portavano i deportati. Quindi è più complesso il tema della colpa, ed è molto complesso il tema dell'umano, è questo che la scrittrice di solito mi interessa indagare. Bene, molto molto bene, anche perché questo filo rosso ci fa, che sembra un po' collegare anche, anche le tue opere, ci fa capire di più sul tuo modo di intraprendere la scrittura. Io farei intervenire il primo dei nostri fanciulli, che è Salvatore. Salvatore, parti con la tua domanda, palesati. Salvatore, non vedere, no, io spengo se non ti vedo in faccia. Eh sì. Buonasera. No, oh, devi far vedere il fatto. Oh, grazie Salvatore. Ora, la mia domanda è del protagonista maschile dell'estate che perdemmo Dio, quindi. Ah, ok. Allora, la mia domanda è: il romanzo è tratto da una vicenda realmente accaduta. Che cosa l'ha colpita la storia da tanto da scrivere un libro? Esattamente questo che dicevo, che ho appena detto, cioè questa contraddizione, il fatto che proprio perché sei vittima puoi diventare complice. Cioè, se Margot Burt non si fosse trovata ad essere una vittima, non avrebbe mai collaborato con il sistema. E che dentro la condizione di vittima si possa diventare complice e quindi colludere con il male, è per me appunto la cosa più interessante. Poi c'era anche un elemento di novità, nel senso che nessuno mai aveva raccontato degli assaggiatrici di Hitler. Io ne stessa non sapevo che esistessero, quindi quando mi sono trovata di fronte a questo articolo ho detto caspita, ma io non lo sapevo questa cosa. Quindi c'era anche un elemento di curiosità molto forte da parte mia.
Tra l'altro, non so se in questo modo brucio la domanda di qualcuno, dimmelo tu Carlo, se no, perché volevo dire che io ho cercato Margot Welch, ho sì. cercato di incontrarla, di parlare con lei, se però se brucio la domanda di qualcuno non rispondo. Non rispondere allora, perché così facciamo, ecco, perfetto. Sì, era inevitabile che una domanda del genere ci fosse, per cui Giuseppina. Grazie. Grazie a te. Allora. Giuseppina, scusate, perché Giuseppina è quella che io vedo fin dall'inizio. Vorrei sì. che Giuseppina avesse un voto superiore, sto scherzando. No, ma Giuseppina ce l'ha già il voto superiore perché è tra le più brave della nostra scuola, per cui insomma è già avvantaggiata. Però Giuseppina, abbiamo perso la webcam allora, di Giuseppina. Ah, ecco. Narrando la vicenda delle assaggiatrici, quali sensazioni ha provato nel descrivere la sofferenza di quelle donne? Questa è una domanda difficile, grazie, l'ho fatta. Guarda, quello che io ho cercato di fare scrivendo le assaggiatrici era proprio di mettermi non tanto solo nella testa di una donna a cui capita una roba del genere, perché ho pensato che potesse capitare a me, tra l'altro. Cioè io ho pensato, se tu fossi stata, avessi avuto 24, 26 anni durante il periodo nazista e fossi stata sola, con tuo marito al fronte, la casa te l'hanno bombardata e ti fossi trovata che arrivano le SS a casa tua e ti prelevano per diventare una assaggiatrice, tu dici, no, cara SS, io non vengo, come dire, ti assoggetti alla forza, alla violenza, alla coercizione di un sistema che è più forte di te. Quindi intanto il motivo per cui scrivo le assaggiatrici è per capire come si vive una situazione del genere, provando a immedesimarmi in lei. Immedesimarmi in lei significa non soltanto mettermi nella sua testa, ma appunto mettermi nel suo corpo e quindi nelle emozioni che lei può provare. E non solo mettermici io, ma cercare di trascinare il lettore in quelle emozioni lì, che è una cosa un po' scomoda, se vuoi, nel senso che i lettori vogliono stare dalla parte dei buoni, cioè dalla parte dei giusti, i lettori, oppure vogliono essere affascinati dai cattivi. Invece lei non è né buona né cattiva, è semplicemente normale, se vuoi anche mediocre in qualche modo, ma io voglio costringere il lettore a stare dentro la sua pelle. E quindi le emozioni che ho provato sono esattamente quelle della fame, della mancanza, della disperazione, della solitudine, del desiderio anche, del desiderio nel senso del desiderio del futuro, del desiderio anche fisico nei confronti di un uomo. Non che io abbia desiderato Ziegler, però ho provato a immaginare, io a immaginarmi da sola, senza la possibilità di abbracciare qualcuno per mesi, per anni interi, io non ce la farei, non sopravvivrei a questa condizione qui. Quindi ho provato a immaginare che cos'è una vita deprivata da tutto e che cos'è che tu sogni in questa vita deprivata da tutto e che cos'è che ti fa continuare a vivere. Ma sai che non è tanto diverso da quello che stiamo vivendo in questo momento? Cioè io vivo a casa da sola con il mio compagno e mi sento una privilegiata per questo, perché se penso alle mie amiche single che da 2 mesi tutti i giorni mangiano da sole, dormono da sole, cenano da sole e mi viene voglia di piangere, ecco. Quindi in questo momento noi siamo in una situazione di deprivazione, cioè non possiamo fare tutta una serie di cose. Che cos'è che ci fa continuare ad avere voglia di andare avanti? Intanto che immaginiamo che questo finisca, quindi il pensiero del futuro, quello che la vostra professoressa prima chiamava la speranza, no? Cioè la progettualità, immaginare che un giorno torneremo a fare le cose che possiamo fare. Rosa immagina che un giorno suo marito torni dal fronte. E poi le relazioni, cioè la possibilità di chiamare un amico al telefono, come capiterà adesso a voi se non potete incontrarvi, e farvi una videochiamata e dirvi che vi volete bene, che siete vicini lo stesso. Ecco, la questione della relazione, cioè quello che continua a sopravvivere dentro una situazione
di annunciamento sono i contenuti, come prima diceva anche il professor Minervini. Non so se ho risposto alla tua domanda, sono stata un po' vaga. Guarda, non solo hai risposto, ti dico, ma sei riuscita anche ad anticipare una domanda successiva, perché sempre di Giuseppina, mi sa che vi siete messe d'accordo prima, perché altrimenti non c'è. No, perché magari posso aggiungere qualcosa. Qual era la domanda successiva? No, magari te la faccio fare direttamente dopo, così puoi aggiungere qualcosa. Comunque era sul fatto di immedesimarsi nei personaggi, però magari te la faccio fare proprio dopo, in modo tale che io vedo le immagini di tutti bloccate, non solo quella di Rosella vedo, non riesco a capire se è un problema di linea mio o un problema di linea tua, perché io vedo tutti i mobili. Ah, ok, va bene. Allora l'importante è che, ok, va bene, allora non fa niente. Pietro, procedi. Prof, ha già risposto la scrittrice, perché la mia domanda era cosa l'ha spinta ad affrontare questa tematica trattata nel suo libro. No, la tua domanda era un'altra, te la devo dire, la seconda domanda. La prima era banale, la seconda domanda che avevi fatto. Ha mai avuto la possibilità di dialogare con alcune donne che venivano sfruttate per assaggiare il cibo destinato a Hitler? Come la stessa Margot Walk. Intanto Pietro ti dovevi far vedere, quindi non sono sicura di aver rispondere. Ok, ciao. Allora, no, come ho detto, non l'ho detto, stavo per dirlo, ma appunto non volevo bruciare la domanda. Allora, quello che è successo è questo, che io ho letto questo articolo, sono rimasta folgorata da questa, proprio un trafiletto, cioè da questa piccola intervista fatta a Margot Wolk. E niente, io ho detto adesso io questa la devo incontrare, solo che non è che c'avevo il numero di telefono, l'indirizzo di questa signora, quindi ho iniziato a scrivere, siccome poi questa signora era stata intervistata dal Guardian, Der Spiegel, da una televisione tedesca, da un giornale spagnolo, ho iniziato a scrivere a tutti i giornalisti che l'avevo intervistata, chiedendo a loro se mi potevano dare un contatto. Ovviamente per privacy nessuno me l'ha dato, però siccome io ho un'amica tedesca che ho conosciuto ormai esattamente 20 anni fa, quando studiava a Siena, lei faceva l'Erasmus da Francoforte, era venuta a Siena a fare l'Erasmus e da allora siamo amiche, lei ha cercato questa donna per me e nel giro di 3 mesi così l'ha trovata, quindi ha trovato l'indirizzo di casa. A quel punto io ho scritto a Margot Wolk per chiederle se potevamo incontrarci, proprio una lettera cartacea, e in quella stessa settimana Margot Wolk è morta, perché comunque c'aveva 96 anni, era grande. Quindi io all'inizio ho anche, a parte la disperazione, nel senso i pianti per un mese per questa cosa, però al di là di questo ho anche pensato che forse non dovevo scrivere questo libro, perché dicevo, io non sono tedesca, non ho mai vissuto la seconda guerra mondiale, sono italiana, non ho mai vissuto un'esperienza del genere, non sono cresciuta sotto regime totalitario, come mi permetto? Ecco, un po' la domanda era come mi permetto io di voler raccontare questa storia, però per i motivi che vi ho spiegato prima questa storia invece mi ossessionava e quindi ho deciso che l'avrei raccontata inventandola, cioè quello è importante, questo, quello che voi leggete dentro il romanzo Le assaggiatrici è tutto inventato, cioè non ci sono documenti, nessuno a me mi ha detto perché sai nella mensa del Führer si mangiava quello, si faceva, era impostata così, è tutto inventato. Il cibo, ho trovato un libro sull'alimentazione di Hitler e quindi ho immaginato che se si alimentava in quel modo alla mensa cucinassero più o meno quelle cose lì, però è anche proprio il sistema di come era organizzata la caserma in cui loro mangiavano è tutto inventato, tutti i personaggi sono tutti inventati, Rose, Elfriede, Leni, tutti, quindi è pura invenzione a partire dalla ricostruzione però di un contesto storico molto preciso, però quello è più semplice da ricostruire perché esiste una bibliografia sterminata sia dal punto di vista artistico, sia dal punto di vista romanzesco, sia dal punto di vista cinematografico. Quindi no, non ho parlato con nessuna delle donne. Margot Wolk sosteneva che tutte le altre donne fossero morte perché lei era scappata
nascondendosi nel treno speciale di Goebbels, mentre le altre erano rimaste lì, e lei sosteneva che i russi, l'armata rossa avanzando nella Prussia orientale, avesse ammazzato queste donne. Volevo dire una cosa che però non so se brucia delle domande, ma risponde invece a una cosa che aveva detto la professoressa greca prima, e cioè delle donne come vittime. Io non penso che le donne siano più vittime degli uomini in questo libro, perché non penso che durante la guerra ci siano, cioè non è che gli uomini stavano a giocare alla PlayStation, lì andavano ad essere ammazzati, cioè erano carne da macello. Quindi in realtà la differenza, il motivo, tutti mi chiedono perché hanno preso delle donne ad assaggiare, non degli uomini, è perché gli uomini erano al fronte, cioè quelli che erano rimasti o erano malati o erano anziani, quindi non erano adatti, cioè perché potevano sentirsi male a prescindere dal veleno, quindi erano delle cavie giuste per il test del veleno. Quindi è vero che queste donne sono vittimizzate, ma non sono più vittimizzate degli uomini, che comunque devono andare a farsi ammazzare o ad ammazzare, che non è una cosa semplice, manco quella. Nel senso che non è che, siccome noi ci viene insegnato fino al giorno prima che scoppi la guerra che uccidere un altro essere umano è sbagliato, è peccato, poi dal giorno dopo, siccome per la guerra diventa giusto, allora uno dice, beh, allora lo faccio a cuor leggero. Bene. Anche ammazzare non è semplice, non solo non farsi ammazzare. Ok, scusate, possiamo procedere. Beh, no, su questo io volevo chiederti una cosa, cioè, nel senso, era un'impressione che avevo avuto già leggendo il libro, il fatto che comunque, sì, è vero, non sono né vittime né sono pienamente d'accordo su quello che avete detto, ma... Non sono vittime, per me sono vittime. Cioè, nel senso, si trovano in quella via di mezzo che c'è tra la vittima e chi lascia correre comunque una situazione che sa non essere positiva. Però in questo c'è anche un'incoscienza, una non consapevolezza da parte dei personaggi rispetto a quello che accadeva nei campi di concentramento. Correggimi se sbaglio, io ho capito questo leggendo, cioè tutte le assaggiatrici non sapevano quello che succedeva agli ebrei. Allora, quello che i campi di concentramento fossero dei campi di sterminio in maniera acclarata si è saputo dopo, che esistessero però i campi di concentramento, questo lo sapevano, cioè addirittura nel libro, infatti, lei dice a un certo punto che fosse stato aperto il campo di Dachau, era uscito sul giornale, poi ti dicevano, no, era un campo di lavoro, era per farti il lavaggio di cervello, eccetera. Però se tu a un certo punto, dopo un tot di anni, che i tuoi parenti venivano presi e non tornavano indietro, forse, come dire, un po' un'idea la potevi fare, certo. Però no, non è che il fatto di essere come dire, il fatto di sapere, di accettare una situazione che ha a che fare con il male, non toglie, cioè non toglie il fatto che tu sia una vittima, così come la condizione di offeso non esclude la colpa, come dice Primo Levi nei Sommersi Salvati, cioè un bambino che abita in un basso napoletano, ok, e che a un certo punto viene, che è povero, che viene da una famiglia povera, che abita nel mezzogiorno d'Italia, che quindi è un casino, che dove è stato non esiste, a un certo punto arriva un camorrista e gli dice, scusami, mi puoi fare da palo? Che io c'ho la piazza di spaccio lì, e tu quando vedi che arrivano le guardie fai solo un chiamo. Quel bambino non è una vittima, certo che è una vittima, ma probabilmente diventerà un... Però lo fa. Morra. Proprio perché una vittima diventerà un soldato della morte. E questo che mi interessa, cioè che nella sua condizione di vittima lui rischia di diventare malvagio, di diventare carnefice, di diventare colpevole. E questo. Sì, che poi questo è un discorso che si potrebbe estendere veramente a tante categorie, come per esempio, ora mi vengono in mente tanti personaggi che sono diventati serial killer perché abusati da piccoli, quindi tu pensi, se da bambini delle persone... Ma il serial killer è un po' più complesso perché c'è una dimensione psicologica che è più difficile da indagare. Sì. A me interessa, e che mi interessa moltissimo, però è più difficile, diventa una questione individuale, mentre che esista una componente sociale, quello sì,
cioè semplicemente, non semplicemente, difficilmente, però migliorare le condizioni di tutti è l'unico modo che noi abbiamo per evitare che il male accada. Cioè spesso ciò che è illegale, ciò che è reato, è per convenzione illegale, non so come dire, anche essere clandestino è un reato in Italia, però essere clandestino non è che lo sei perché ti andava, se scappavi da una guerra, da una condizione climatica, una condizione di povertà e non avevi la possibilità di avere un visto per andartene e sei venuto sul gommone rischiando la morte. Cioè è questo che mi interessa ogni volta. Poi non vuol dire che allora sei illegale quando entri, rimani fuori dalla legge, però il problema è che tu avevi bisogno di farla quella cosa lì. Cioè la vita è, non so come dire, da dove tiri e tiri, la coperta è sempre corta, ed è lì che mi interessa, non guardare mai le cose in maniera manicheista, semplicista, riduzionista, cioè guardare sempre gli esseri umani come esseri umani. E dico i migranti perché i migranti diventano la categoria migrante, categoria, non hanno delle singole storie. Sì. Invece quelle sono storie, sono dei ragazzi come te, hanno dei genitori come te, hanno messo i denti come te, hanno dato il primo bacio come te, piangono se al buio quando sono piccoli come te, sono uguali identici a te e come te di fronte al pericolo scappano. Ci sono delle persone che io conosco italiane che a un certo punto hanno pensato: in Italia arriva il virus, me ne scappo da un'altra parte, peccato che questo virus è mondiale perché è una pandemia. Ma tu credi che se questo virus fosse stato solo in Italia la gente non sarebbe scappata, altro che con i barconi? In ogni modo, è questo il punto. Guarda, questa è una cosa che mi rattristava tantissimo, il pensiero quando c'è stato il periodo in cui era normalissimo che morissero migliaia di persone ogni mese nel Mediterraneo e nessuno faceva nulla, anzi addirittura si chiudevano i porti, vabbè, insomma, discorsi politici che non vogliamo fare, però comunque c'era una situazione che ci vedeva inermi di fronte alla morte di queste persone. Ci sono alcune immagini tipo quella del bambino sulla spiaggia che sono devastanti, la storia di quel bambino con la pagella cucita, eccetera. Allora io pensavo proprio a questo, la storia ci giudicherà come noi giudichiamo le persone, i tedeschi ad esempio, dicendo: ma perché le persone durante la seconda guerra mondiale, durante lo sterminio degli ebrei, non facevano nulla? Perché accettavano che 6 milioni di persone fossero sterminate? Ecco, in misura più piccola probabilmente, però secondo me anche noi saremo giudicati e le persone un domani si chiederanno: perché voi non avete fatto niente per evitare che migliaia e migliaia di persone morissero nel Mediterraneo a 2 metri da casa vostra ed erano persone come voi? Come? Io lo penso totalmente così. Cioè, io mi ricordo che quando ero bambina e leggevo per la prima volta il diario di Anne Frank, dicevo: ma scusa, ma com'è stato possibile che è accaduta questa cosa in Europa? E per esempio gli Stati Uniti, cioè, non potevano fare niente, cioè, proprio mi chiedevo cosa facevano gli altri paesi, ok? E però per esempio poi vai a leggere la storia della nave St. Louis, che nel 38, quando furono promulgate le leggi razziali non soltanto in Germania ma pian piano in tutti gli altri paesi d'Europa, era una nave piena di ebrei, che cercavano di andare negli Stati Uniti e sono stati bloccati perché non avevano il permesso di soggiorno, perché non c'erano, perché non avevano un lavoro, perché per gli stessi motivi per cui vengono bloccati oggi. Quindi quegli ebrei che scappavano dallo sterminio sono stati bloccati. Questo è accaduto ed è la stessa cosa che continua ad accadere, perché c'è sempre una ragione economica, politica, di numeri, di soldi, esiste sempre una ragione. Il punto è che non esiste nessuna ragione che si può contrapporre alla vita umana, proprio non esiste. Guarda, in questi casi è questo a me che dobbiamo tenere come... No, dicevo, in questi casi a me viene sempre in mente una frase di Gramsci quando dice: la storia insegna ma non a scolari. Sostanzialmente noi siamo destinati a rivivere, a rifare le stesse cose perché fa parte della nostra natura probabilmente. Comunque, Luca, fai la tua... Come? No, che è apparsa un'altra persona, vedo finalmente un'altra ragazza, Maria Elena Trazza. Ah, sì. Di Pancherino. Ok, Luca,
No, c'è Luca. Perché definisci la relazione di Rose con un ufficiale dell'SS una forma di resistenza al Terzo Reich e non magari un tradimento nei confronti di suo marito e della sua famiglia? No, no, è un tradimento, ha voglia, è un tradimento totale del suo marito, è un tradimento di suo marito perché è sposata e va con un letto con un altro uomo, è un tradimento nei confronti dei suoi suoceri perché usa il fienile che sta lì accanto mentre quelli dormono, quelli, e le danno ospitalità. È un tradimento nei confronti delle sue compagne perché va a letto con la stessa persona che le sottomette. È un tradimento nei confronti di suo padre, nel ricordo, perché suo padre era un antinazista, è un tradimento. Quindi è sicuramente una, come dire, una relazione colpevole. Ma di nuovo torniamo sempre a quell'idea della contraddizione, dell'ambiguità di cui parlavo prima. Cioè è una forma di resistenza, secondo me, perché il desiderio è sempre una forma di resistenza. Cioè nel momento in cui il Terzo Reich mi vuole ridurre soltanto a essere un'assaggiatrice, cioè una che deve alzarsi, mangiare, digerire e coricarsi, alzarsi, mangiare, digerire e coricarsi, finito, esisto in quanto funzione digestiva, e a me maschio Ziegler, ufficiale dell'SS, mi riduce soltanto al mio ruolo, alla mia professione di SS, nel momento in cui io desidero Ziegler e Ziegler desidera me Rosa Sauer, noi usciamo da questa funzione e diventiamo l'uno per l'altro qualcosa di unico, sostituibile, di non intercambiabile, di indispensabile. Cioè l'innamoramento fa sì che la persona di cui tu ti innamori ti sembra speciale, ti sembra unica, ti sembra diversa da tutte le altre persone, e soprattutto rende speciale te, perché desidera te, perché ti vede, ti fa esistere di più. E questa cosa qui il Terzo Reich non la prevedeva proprio, anzi la proibiva tra loro. Quindi nel momento in cui loro lo fanno è una trasgressione al Terzo Reich stesso, quindi è una forma di ribellione, è una forma di resistenza, perché quel desiderio lì diventa in un certo senso una forma, appunto ha un valore politico, perché si contrasta, cioè si oppone a quello che il Terzo Reich vuole per loro, e cioè una forma di deumanizzazione, perché in quel modo loro diventano gli esseri umani. Bene, Giuseppina, fai la domanda che prima Rosella aveva anticipato un po' la risposta che ti darà adesso. Sì, allora, le guerre in generale hanno portato sempre la fame, ma nel racconto c'è una visione diversa, perché le donne vengono scelte come assaggiatrici per ittile, ma con la possibilità di mangiare e ma sfidano alla morte. Invece le persone comuni muoiono di fame. Leggendo le pagine del libro, molte volte mi chiedevo come avrei reagito io, e mi chiedevo anche se ne hai pensato come avresti reagito tu. E tu come avresti reagito? Visto che te lo sei chiesto. Essendo una situazione, diciamo, costretta. Pensi che avresti accettato? Sì. Non possiamo saperlo. Esatto. Il punto è, come ricordava anche la professoressa, che, come dice Primo Levi, nessuno può sapere come si comporterebbe in una situazione estrema finché non ci si trova in quella situazione estrema. Tant'è vero che, appunto, prima dicevo che lui dice che la condizione di offeso non esclude la colpa, e questa frase continua dicendo: ma non conosco tribunale umano per spiegarne la misura di questa colpa, quindi neanche giudica. Però sì, il motivo per cui la mia protagonista si chiama Rosa e non Margot, cioè sono due: uno, che questa non è la storia di Margot Burke e quindi non poteva chiamarsi Margot perché sarebbe stato corretto, ma si chiama Rosa perché Rosa è il nome mio. Cioè io, appunto, essendo nata in Calabria, e almeno per la mia generazione, non so se vale anche per la vostra, ti devi chiamare come i nonni paterni. Cioè io mi dovevo chiamare come mia nonna, era obbligatorio, se no mia nonna si sarebbe offesa tantissimo. E quindi mia nonna si chiamava Rosa, e quindi io mi dovevo chiamare Rosa. Poi
a mia madre non mi sembrava un po' un nome adulto, che poi quasi anziano, Rosa, e quindi mi hanno sempre chiamata Rosella, però sulla carta d'identità io sono Rosa, e quindi dare a la mia protagonista il mio nome era proprio dire chi avrei potuto essere io se mi fossi trovata nella sua situazione. È stato proprio quel tentativo di proiezione, di immedesimazione di cui parlavamo prima. Io non lo so, cioè adesso mi viene da pensare che anche io avrei accettato di mangiare, perché non mi sento eroica, mi sento normale. Cioè il punto è che, come dire, c'è sempre, per fortuna esistono gli eroi, c'è sempre la possibilità di scegliere il bene, grazie a Dio esiste questa possibilità. A volte questo significa non solo essere eroi ma essere martiri, cioè significa morire per il bene. Non tutti possono morire per il bene, e non è giusto chiedere che tutti muoiano. Cioè, non so come dire, il chiedere a tutta l'umanità di essere eroica è anche Karl Jaspers, che è un filosofo che si è occupato della questione della colpa dei tedeschi dopo il nazismo, diceva che chiedere a tutti di essere degli eroi è immorale, addirittura, non impossibile, immorale. Cioè, più forte ancora, oltre al fatto che è anche impossibile. Quindi, magari invece poi un giorno facciamo corna, spero mai, ci troviamo in una situazione simile e ci rendiamo conto che siamo delle eroine. Però io ho provato, ed è questo, lo faccio sempre in tutti i miei romanzi, a me non mi interessano gli eroi, mi interessano le persone ordinarie, nei comuni. Come non mi interessano neanche i cattivi, quelli proprio cattivi alla, non so, non mi vengono neanche in mente a me dei cattivi veri e propri, cioè non mi interessa il cattivo malvagio, mi interessa la persona normale che produce il male, perché il male si produce dentro le relazioni fra le persone, dentro le cose, dentro i fatti, dentro le circostanze, dentro le contingenze. Non è che è una cosa che arriva dall'alto, boom, è arrivato il male, si produce nei fatti, e a seconda di come la guardi una cosa, dall'ottica in cui la guardi, dal periodo storico in cui la guardi, diventa più o meno cattiva. Rosella, ci stai dando un sacco di spunti, cioè a me adesso veniva in mente, parlando di persone normali che potevano fare qualcosa, e quelli sugli aerei l'11 settembre e non potevano fare qualcosa, chissà noi cosa avremmo fatto a loro, cioè questo per dire che per questi ragazzi con cui stiamo dialogando, stai dialogando questa sera, è un'opportunità di creare anche dei collegamenti mentali che facciano uscire un po' dalla quotidianità, dal vedere il mondo soltanto rispetto a quello che i nostri occhi possono mostrarci. Questo per me è impagabile veramente, perché dà una prospettiva, dà tante prospettive nuove al ragionamento, ed è veramente bellissimo tutto questo. Samantha, fai la tua domanda, anche se bene o male ha già risposto Rosella, però falla. Sì. Che messaggio ha voluto lanciare il libro Le assaggiatrici? Nessuno. Nel senso che io non credo che la letteratura debba lanciare dei messaggi. Infatti. Cioè la letteratura proprio deve porsi delle domande, quindi il libro è pieno di domande, però non, se avessimo le risposte non faremmo la letteratura probabilmente. Le domande che sono talmente facili da poter trovare rapidamente una risposta anche della letteratura. Quindi non c'è un messaggio. Io volevo indagare gli esseri umani nelle loro contraddizioni senza dare alcuna risposta. Bene. E Maria Elena, chiedere a te che cosa per te significa Le assaggiatrici, e ha valore. Cioè se tu leggendo Le assaggiatrici hai capito qualcosa, non è che non ha valore perché non era nella mia testa. Nel momento in cui io lo scrivo, poi il libro arriva a te, e tu lo leggi, e sulla base della tua esperienza, di quello che sei, dell'età che hai, delle cose che hai letto fino a quel momento, dei rapporti che hai avuto nella tua vita,
capirai e troverai delle cose che hanno, come dire, hanno tutta la dignità di esistere, perché tu sei il lettore di quel libro. Quindi qualunque cosa, certo, se poi mi dici un libro nazista e antisemita, ecco, questo no, ti devo dire assolutamente di no. Nell'ordine, diciamo, del plausibile, è come il discorso che facevamo prima sulla speranza, ok? Puoi leggerlo come un libro pieno di speranza, o puoi leggerlo come un libro totalmente disperato. Probabilmente è quella che Marguerite Duras, citando, adesso non mi ricordo se era, mi aiuterà Carlo, lei parlava di una Gaia disperazione. Chi citava? Nietzsche forse, vabbè, comunque, insomma, è probabile che citasse Nietzsche. Sì. Più che speranza, forse c'è una Gaia disperazione. Samantha, cosa ti ha, a te che messaggio ti ha lasciato dentro il libro, visto che so che l'hai letto tutto? Allora, io penso che questo libro sia, diciamo, la prova, queste donne sono state messe alla prova prima di essere, come posso dire, sono state messe alla prova prima di essere stato messo lui alla prova, Hitler stesso. Attraverso queste donne lui riusciva, diciamo, ad avere anche a come vi posso spiegare, a sentire, a sopravvivere agli attentati. Sì. A sopravvivere prima, però lui trovava trovava opportuno passare prima da queste donne per assaggiare ciò che era per lui. Pensa quanto la vita umana degli altri fosse poca roba per lui, perché tutto si morire per la patria, no? Che poi la patria era lui sostanzialmente. Pensa che cosa fa. Esatto. Niente, Samantha oggi è un po' timida, va bene. E, Maria Elena, se ci sei, avanza. Dai, non facciamo i piri. Vai. Allora, io gli volevo chiedere alla scrittrice quali sono le sue sensazioni che prova quando scrive e qual è il suo rapporto intimo con la scrittura. Ti pare poco? Va bene, allora, prendete le pizze, andate e stiamo qua. No, possiamo stare una settimana. Sintetizzo. Allora, intanto la scrittura di un romanzo è un processo molto lungo che dura molto, quindi si scrive un romanzo mentre si scrive, cioè mentre si ha il computer, ma si scrive anche mentre non si scrive, cioè mentre si lavano i piatti e si pensa al romanzo, mentre si è in aereo e si pensa al romanzo, mentre passeggia, come dire, tutta mentre leggi, mentre studi. Quindi la cosa meravigliosa dei romanzi è che magari per 5 anni tu stai nella tua vita dove accadono cose normale, e poi e stai anche in un'altra vita, che è quella del tuo romanzo, dove accadono delle cose simili alla vita, nel senso che io non sono, per esempio, di quegli scrittori che sanno già tutto quello che capiterà nel romanzo quando iniziano a scriverlo. Ci sono degli scrittori, soprattutto i giallisti, perché lì è necessario, cioè se non hai la scaletta il giallo non ti esce. Però al di là dei giallisti ci sono anche degli scrittori letterari che non farsi vedere, che... non farsi vedere, passa, guarderà mia mo'. Vabbè, poverina, è passata. Maria Giovanna, spegnilo il microfono, però sennò si sentono i rumori di fondo. Ecco. Offendo, non capisco perché si è... Vabbè. Ecco, adesso è tolto il microfono, quindi okay. Va bene. Dicevo che oddio, che dicevo? Stiamo parlando della Che tu non sei uno Sono di quegli scrittori che fa la scaletta, cioè che sa dove inizia il libro, tutte le cose che capitano fino alla fine. No. Quindi, così come
conosco una persona e pian piano imparo delle cose su questa persona, ugualmente io conosco Rosa Sauer, che è il mio personaggio, e pian piano imparo delle cose su Rosa Sauer, mentre le fa delle cose, incontra Elfriede, incontra Eleni, reagisce in un modo, reagisce in un altro, e quindi io piano piano capisco che cosa, com'è lei. Quindi diciamo che più che le sensazioni, cioè quello che per me è interessante e probabilmente indispensabile alla mia vita della scrittura, è proprio questa possibilità di stare in un altro posto e attraverso delle persone che non esistono, che sono dei personaggi inventati, capire delle cose di questo posto, cioè del mondo reale, di capire delle cose degli altri e delle cose su me stessa anche, che riesco a capire solo inventandomi una storia attraverso dei personaggi che non sono reali. È questo. Grazie a te. Bene. Marika, facciamo le ultime due domande e poi chiudiamo perché... Ciao, io volevo chiederle cosa ha significato per lei vincere il premio Campiello? Guarda, è stato probabilmente la cosa più importante che dal punto di vista della scrittura, della carriera di scrittrice mi è capitata, perché il premio Campiello insieme al premio Strega sono i premi italiani più importanti, quindi nel momento in cui tu vinci il premio Campiello la possibilità di essere letta da molte persone aumenta, cioè più persone ti leggeranno, ti conosceranno. Questo libro, che aveva già venduto piuttosto bene prima del premio Campiello, però ha triplicato le vendite, quindi mi ha dato la possibilità di essere conosciuta da un pubblico più grande, quindi è stata una soddisfazione enorme. Oltre al fatto che dentro la lista, se tu vai a leggere la lista dei vincitori del premio Campiello, c'è Primo Levi, ecco, che è uno che abbiamo nominato finora, quindi che uno dice scusate, ma sicuri che sto in questa stessa lista? Mi sento un po' imbucata, ecco. Simone. Simone? No, ci deve essere per forza, se no lo boccio. Ok, eccolo, c'è. Vai. Ci sono. Ok. Allora, volevo chiedere che legame c'è tra il suo lavoro di editor e quello di autrice? In realtà nessuno, da un punto di vista, come dire, operativo, nel senso che semmai il legame che c'è è che siccome io vado tutti i giorni in ufficio, o comunque adesso non sono in ufficio ma lavoro da casa, smart working, è che la maggioranza del mio tempo io faccio l'editor, cioè io scrivo la domenica se non devo lavorare, io scrivo nelle vacanze estive mentre vado a trovare i miei genitori, che per fortuna abitano in un posto di mare, però non vado al mare a farmi il bagno perché sto lì in casa segregata con un ventilatore addosso a scrivere, quindi c'è questo. Dopodiché la relazione ci sarà per forza, ma in un modo che io non so come dire, non posso capire, prevedere, nel senso che tutto ciò che nella mia vita faccio è legato alla scrittura, cioè quello che ho letto, gli spettacoli teatrali che ho visto, il cinema, cioè tutto quello di cui io mi nutro entra nella mia scrittura, non nel senso che vedo una cosa al cinema e ripeto la scena, ma nel senso che mi forma, che lavora dentro di me, che fa di me la persona che sono, così come anche dove sono nata, con chi sono cresciuta, che sono una femmina e non un maschio, cioè tutto quello che fa parte della mia vita interviene nel processo di me come scrittrice. Quindi probabilmente anche il mio lavoro di editor in qualche modo interverrà, ma in un modo sotterraneo che io non so e non posso capire. Bene, io... Bene, grazie mille. Allora, se non ci sono domande dell'ultimo secondo, io mi fermerei qui perché insomma siamo già ad un'oretta di discussione, poi... Allora, io se posso intervenire. No, non puoi, no. Tantissimi... Ti prego, dai, scherzo.
Ci sarebbero tantissimi spunti, è vero, dovremmo stare qui tutta la serata perché ci sono tante frasi, tanti passaggi che mi hanno colpito e anch'io ho l'abitudine, come la professoressa, la mia amica Maria Giovanna, che ho l'abitudine appunto di scrivermi, di segnarmi le pagine. Però volevo sapere adesso perché lei si merita questo, perché c'è a pagina 82, dice: non merito nulla, a parte ciò che faccio, mangiare il cibo di Hitler, mangiare per la Germania, non perché la ami, perché più volte ha scritto che non è una brava tedesca, assolutamente non lo è, e neanche per paura, mangio il cibo di Hitler perché è questo che mi merito, che sono. E poi anche a pagina 83, quando dice: avevo deciso di non combattere più, mi ammutinavo non contro le SS ma contro la vita, smettevo di esistere seduta nel pulmino che mi portava a Klausendorf, la mensa del regno. Perché lei pensa di meritarselo questo destino, comunque questa condizione? Allora, il libro è scritto dagli anni 90. Ok, cioè noi scopriamo nell'ultima parte. Posso prendermi solo un secondo una caramella? Che ho parlato prima. Fai tranquillamente. Intanto, ragazzi, accendetele le webcam, per favore, perché sennò sembra che le persone... Faccio almeno salutare la scrittrice, però, non è che mo ci molli così. Ci mancherebbe altro. No, dico, però accendete le webcam, perché io non vedo nessuno. Lo dico soprattutto ai ragazzi. 3-4 ne abbiamo tutti, ragazzi, in realtà. Appunto, questa cosa non va bene. Come? Non ho capito. Perché vedi Maria Elena. Cosa ha detto? Ha detto: basta che vedete me, professore. Ah, ok, ma io non ti vedo. Non so se è un problema mio, però vabbè. Andiamo avanti. Allora, dicevo, il libro è scritto dal 1990, noi lo scopriamo nella terza parte, e quindi è scritto, ed era per me molto importante questo, cioè da un tempo in cui non fosse più possibile dire: ma io non sapevo. Cioè, lei non può avere nessun alibi, ok? Quindi lei racconta questa storia dalla consapevolezza di aver fatto parte di un sistema atroce che è il Terzo Reich, e quindi per questo continua a sentire la colpa. Cioè, tutte queste frasi lei racconta in prima persona, lei è la voce narrante, quindi è pieno, diciamo, di frasi in cui l'elemento della sua colpevolezza viene fuori. È interessante questa domanda perché mi consente di dire una cosa che per me è molto importante. Cioè, è stato difficile, la cosa più difficile per me mentre scrivevo il libro è stato trovare un equilibrio tra il fatto che il libro, diciamo, che la storia doveva essere raccontata in presa diretta, come se noi fossimo lì con lei. Cioè, noi dobbiamo sentire quello che sente lei, quella cosa che dicevo prima, no? Trascinarci, trascinare il lettore nella pelle, nel corpo di Rosa Sauer, che è una posizione anche scomoda, per far sentire non tanto proprio le sue ragioni ma i suoi bisogni fisici anche. E però nello stesso tempo raccontarlo dal punto di vista di qualcuno che ormai sa tutto, perché nel 1990 è scritto sui libri di storia che cos'è stato il nazismo, e lei sa di aver fatto parte di quella organizzazione, anche se non l'ha scelto. Però prima citavo Jaspers, che è questo filosofo tedesco che si è occupato appunto della questione della colpa. Jaspers dice che esiste una colpa politica, che è quella di accettare un certo regime, il regime nazista, e lei l'ha accettato, Rosa, e l'ha accettato pure Margot Burke. Poi esiste una colpa morale, che è quella di collaborare con quel regime, e lei ha collaborato, Rosa, e anche Margot Burke. E poi esiste addirittura la colpa metafisica, la chiama Jaspers, che è la colpa di sopravvivere mentre altri soccombono. Questa colpa riguarda tutti, cioè la colpa del superstite, la colpa dell'essere, come dire, dell'essere rimasti vivi mentre altri venivano torturati, mentre altri venivano ammazzati, mentre altri venivano sterminati. E questa è una colpa non solo della Germania, è una colpa di tutti. Quindi lei, come dire, oscilla continuamente fra il racconto del non potevo che fare così, non avevo scelta, e però il sentimento fortissimo della propria colpa.
Bene. Nunzia. Grazie. Okay. Perfetto. Allora, Rosella, noi ti ringraziamo veramente di cuore per essere stata qua con noi, per aver condiviso la tua esperienza letteraria, per aver condiviso il tuo sentimento non soltanto letterario ma proprio di persona che si dedica a questo lavoro con amore, con passione, perché poi lo sappiamo benissimo, questo lavoro se non si fa con passione con amore non porta da nessuna parte. Quindi che dire, io credo che i ragazzi escano da questa oretta in cui siamo stati insieme non arricchiti, stra-arricchiti dalle parole che ci siamo detti e che riescano ad aprire una prospettiva nuova sugli avvenimenti storici rispetto a come sono raccontati tradizionalmente, ed è la cosa che ci interessa di più. Io dico sempre ai ragazzi che bisogna sempre guardare il mondo da varie prospettive per poter capire anche gli altri, perché l'altro lo puoi capire soltanto se guardi dagli occhi attraverso i quali lui guarda il mondo, per cui questa è una cosa fondamentale, e tu ci hai dato una prospettiva veramente grande di crescita e di conoscenza, quindi grazie, veramente grazie. Non so se qualcun altro vuole salutare, vuole anche noi adulti, ne usciamo arricchiti, è giusto. Carlo, mi riallaccio a quello che hai appena detto, è l'opportunità che danno i libri.